chiama un posto molto importante dei carabinieri, sia nella parte, diciamo, territoriale, di comandanti della compagnia di Giarre, che poi ha avuto un supporto anche nel gruppo investigativo, quindi siamo qui non solo con il colonnello Sassa, ma già con il colonnello Vives e con le acquisizioni effettuate con l'ambito delle attività dell'inchiesta relativa alla gestione del comune di Mascali, si arriva oggi a queste misure cautelari che riguardano illeciti che sarebbero appunto stati commessi non soltanto in termini di corruzione e diciamo abusi nella gestione della pubblica cosa, ma c'è anche l'inserimento di Alfio Romeo, un esponente importante del Clan Lauda, che è stata riconosciuta in alcuni casi anche l'aggravante di cui l'articolo 7, non per tutti i casi, ma per alcuni casi. Questo è molto importante, ci dà conferma di quel lavoro iniziato con Aimeri di Ambiente. Ricorderete che lì era stato qualche anche incertezza nella valutazione piena dei fatti, se cioè vi fosse un effettivo inquinamento da parte di organizzazioni criminali. Credo che oggi abbiamo un ulteriore elemento in quella direzione e possiamo dire, come cosa molto significativa, al di là dell'esito delle vicende individuali, che questo lavoro fatto dai carabinieri, dalla magistratura e dalla prefettura è molto importante. Questo è il modo con il quale noi vogliamo lavorare, così come abbiamo fatto anche ad Augusta, con modalità molto simili. C'è una sinergia tra il nostro lavoro e quello delle amministrazioni. Noi forniamo gli elementi sulla base dei quali può essere avviato lo scioglimento delle amministrazioni e sulla base poi delle attività che vengono fatte una volta che l'amministrazione è controllata dal